when this began. I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. Inside of me. But all of me can see the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Nothing to lose. Just stuck, hollow and alone. Buongiorno dal TG Pennarelli, noi siamo la classe 3B di Capiago in Timiano. Oggi ci troviamo a Cantù per parlarvi della Piazza Nuova. Raccoglieremo alcune impressioni da parte dei passanti e forse riusciremo anche a intervistare il sindaco. Poi ci recheremo alla Basilica di Galliano che proprio quest'anno compie 1000 anni. Buona visione. Salve. Ciao. Preferisce la nuova piazza o la vecchia struttura? No, preferisco la nuova piazza. Mi piace, sono contenta e io la trovo bella. Nonostante che ci sono tante critiche anche dei cantorini, però a me piace tanto. Va bene. Bene. Sì, grazie. Prego. Ecco, questa qua è una vista della piazza dall'alto e onestamente, vedendola così, a me piace molto più di quella che c'era prima perché... Quella di prima non era neanche una piazza perché c'erano solo macchine posteggiate, invece adesso le persone possono anche passare, camminare con i bambini che possono giocare con la palla. E comunque i signori non sono in pericolo, quelli che vi camminano dentro, perché è una piazza pedonale, quindi secondo me è molto più bella di quella che c'era prima come struttura. Buongiorno, le piace la nuova piazza? Sì, bellissimo. Oh, com'è bella. Per me va bene così. Spoglia il parcheggio, l'hanno tolto secondo lei? Sì, va bene, fiato un più sì. Cosa le piace di questa nuova piazza? Mi piace che è bella piana, poi non c'è più che smog di prima. Uh-huh. E dopo vedremo quando è finita tutto. Perché non passano più i pullman e le macchine? Più pullman nelle macchine. Signore, gli piace questa piazza, la nuova piazza? Mi piace come una grande schifezza. Ma perché non vi piace? Perché era meglio che la facevano in una campagna questa piazza. Beh, ma prima c'erano... Prima passavano le macchine, adesso... Non c'erano niente le macchine, passano dappertutto le macchine, passano anche gli aerei qua su. Quindi non vi piace, neanche l'idea della fontana? Possono rivoltare subito anche domani. È una vera schifezza. Ma come l'avrebbe fatta? Come era prima, sistemarla come era prima. Quindi lasciarla com'era? Com'era, poi andava a sistemare. Prima c'era una bellissima rotonda, una bella rotatoria, che mi ricordo ancora, diciamo negli anni 50, 60, venivano su tutti la gente a comprare i mobili, no? E c'erano qua tutte le macchine delle varie esposizioni. La piazza era un riferimento per tutti i milanesi, gente di via che veniva su la domenica per girare le esposizioni. Adesso invece mi sembra un deserto più che una piazza. Salve signore, cosa ne pensa della nuova piazza di Cantù? Per me va benissimo. Le piace? Sì, perché... Ti spiego, perché vado avanti e indietro, le macchine vanno a suo posto. Ma secondo lei era meglio quella di prima o quella di prima? Questa, quella di prima era un, come si dice, un rondò, ecco. Ah. E ma perché secondo lei non era bella? Perché le macchine, i pullman arrivano fino in fondo, ecco. E mi parlo in dialetto all'estero, vero? Sì. Quell'altro, dici dopo. E dopo? E poi, cioè, secondo lei però prima era molto più comoda o adesso? No, più comoda adesso. Se vieni qui a domenica pomeriggio i bambini corrono tutti. Ma per le macchine era più comoda? Sì, perché la piazza del Don da Milano le macchine girano. No. A come te lo che gira, a meno quasi. Io preferisco così. Ha portato dei miglioramenti la nuova piazza per i negozi della via Matteotti e delle altre vie? Ha dato un tocco di rinnovamento a quella che è una cittadina di 40.000 abitanti e che ha bisogno comunque di avere un'immagine più contemporanea. Dal punto di vista invece prettamente, diciamo, lavorativo, sinceramente
ha degli handicap logistici, o comunque non lo so come definirli, che non portano la gente a fermarsi in questa piazza. Vedi parcheggi, vedi autosilo. Allora, ci troviamo all'interno del municipio del comune di Cantù e sono qua insieme a l'addetto stampa del comune. Come è venuta l'idea di una piazza così in questo modo? Sì, buongiorno. Beh, innanzitutto mi scuso per il fatto che il sindaco non è potuto venire a salutarvi e rispondere a queste domande, ma è impegnato in una conferenza di servizi. Allora, l'idea nasce da lontano di rifare Piazza Garibaldi, di riqualificarla. È un progetto discusso in città da circa una ventina d'anni e che proprio durante questa amministrazione, che ormai è al termine, ha avuto la possibilità di essere riqualificata completamente. Per rifarla è stato indetto un concorso internazionale in cui hanno partecipato decine di progettisti da tutta Europa. All'interno della giuria c'erano esponenti molto importanti come l'artista Arnaldo Pomodoro, che credo sia molto, persona molto nota, e architetti anche loro di fama nazionale e internazionale. Il progetto vincitore è un progetto che poi è stato realizzato e tra l'altro è il primo concorso di idee in provincia di Como che viene immediatamente portato a termine, questo è un altro successo. Il progettista è un giovane architetto milanese con studio in Portogallo, a Oporto, si chiama Roberto Cremascoli, che ha avuto modo appunto di portare a termine la riqualificazione di Piazza Garibaldi. Il cantiere è attualmente pressoché finito, si pensa che i lavori potranno terminare questa settimana. L'idea principale è quella di restituire la piazza ai canturini. Come chi conosce Piazza Garibaldi sa che prima di questa riqualificazione era in sostanza un rondò con un parcheggio, ora circa l'80% è completamente pedonale, questo credo che sia un successo insomma, per questa amministrazione. Finalmente siamo arrivati alla Basilica di Galliano e siamo in compagnia del maestro Molteni che ci racconterà qualcosa sulle sue origini. Allora, questa chiesa ha circa 1000 anni, cioè ha 1000 anni, e naturalmente sarà di stile romanico, ma perché è così importante? Allora, questa chiesa ha sicuramente 1000 anni, come stai dicendo tu, ma perché è testimoniata dalla lapide che c'è all'interno a sinistra, dove Riberto Ventimiano, che non è ancora un sacerdote, dichiara che i restauri sono finiti nel 1007, quindi la datazione è quella. Però bisogna tenere presente che la chiesa vera e propria, quindi la prima chiesa, non è questa. La prima chiesa sarà stata sicuramente intorno tra la fine del IV e il V secolo, quando naturalmente si è cominciato a evangelizzare tutte le nostre zone e il primo edificio, si può pensare a un edificio semplice, una navata unica, in terra battuta. A Riberto è quello che ha dato slancio e ha proceduto a una sistemazione completamente diversa di questo apparato. Deve essere visitata perché è l'unico esempio presente di affreschi con un'influenza bizantino-ottoniana. Il ciclo più importante è quello che è presente nel catino absidale, e cioè del martirio di San Vincenzo di Saragozza, piuttosto che a altre simbologie. Qui ci sono simbologie per esempio legate alla fenice nella parte absidale, la fenice come simbolo cristiano, piuttosto che alla colorazione degli affreschi, piuttosto che all'iconografia stretta di santi, tutti risalenti a dei periodi proprio della prima cristianità, quindi martiri più che santi, mi sono sbagliato io, primi martiri proprio che indicano la presenza di una zona importante. Qui dalla Basilica di Galliano abbiamo terminato il nostro lavoro, ci rivedremo prossimamente, ciao! Ciao! Against some mad bugger's wall.